Possiamo prendere posto, iniziare la nostra giornata inaugurale della terza edizione del Master in Diritto Penitenziario e Costituzione. Io do subito la parola al magnifico rettore Mario Panizza. Buongiorno, io in questa sala vengo spesso perché è un dipartimento, questo di giurisprudenza, che veramente organizza tantissime manifestazioni, tantissimi convegni, e questo master mi sembra che sia stato per me il secondo, se non la terza volta che vengo, ad inaugurare. Ci ho avuto il battesimo proprio 3 anni fa, appena eletto, sono stato lanciato a parlare su temi che io conosco molto poco, che sono quelli appunto della giustizia, avendo fatto studi di architettura. Cerco sempre di cavarmela un po' parlando anche dell'architettura delle carceri e degli istituti di pena. Mi sembra che in questo caso, nell'incontro di oggi, questo è addirittura un tema che è proprio affrontato, tra le altre cose, dal collega Luca Zevi, che abbiamo fatto l'università insieme, quindi molto probabilmente viene anche presentato il tutto secondo gli studi che ormai 35 anni fa, 40 anni fa, si facevano sui caratteri tipologici degli edifici. Però mi sembra che l'aspetto importante e più significativo non è tanto sulla competenza specifica o professionale disciplinare che posso portare io, quanto sulla presenza interdisciplinare all'interno di questo master. Ecco, io credo che finalmente si sta sviluppando una cultura della multidisciplinarità e comunque della convergenza su dei temi comuni di molte competenze disciplinari distinte. Credo che questo sia l'unico passaggio importante per far progredire la ricerca, sia in campo professionale, sia in campo accademico e didattico. Siamo stati bloccati forse per troppo tempo sulle chiusure delle discipline, soprattutto a fini concorsuali. Il professore universitario questi suoi recinti se li coltiva, se li tiene belli stretti perché deve gestirli, però mi sembra che sia un po' passata questa chiusura. C'è un'apertura nel favorire la presenza decisamente di più competenze sullo stesso tema. Ecco, io ho segnato qui proprio fra i tanti tavoli che verranno poi sviluppati e che vengono da questa edizione del secondo livello di diritto penitenziario e costituzione, in cui partecipa, oltre il nostro dipartimento, il dipartimento di giurisprudenza, quindi il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e arricchito da specifici accordi che poi appunto il collega Ruotolo sicuramente ne parlerà, e sviluppo in campo pubblicistico che su questo ha avuto, e quindi sui materiali che verranno diffusi. Però ecco, io ho segnato 1, 2, 3, 4, 5, 6 tavoli sui 17 che ci sono, 18 che ci sono, dove appunto questa preparazione interdisciplinare, soprattutto le competenze che non sono più solo degli addetti ai lavori, sicuramente possono essere sviluppate e che rientrano in quel campo che non è solo di discipline, ma che rientra un po' in quella falderone ormai che abbiamo chiamato di terza missione, che invece deve avere delle aggettivazioni più chiare, non può più essere una semplice definizione di terza missione. Ecco, io ho segnato questi temi dove le competenze che almeno nel primo, anche le competenze di un architetto, possono essere importanti: lo spazio della pena, architettura e carceri. Però poi c'è un altro tema, il tavolo 4, che è minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze. Ecco, è un altro tema questo qui, dove sicuramente tutte le discipline della scienza della formazione e della comunicazione devono avere un peso sostanziale e devono partecipare al confronto su questi temi. Ma poi ce ne sono altri dove l'aspetto della formazione diventa centrale, e quindi l'università può svolgere un
un compito assolutamente fondamentale, ma soprattutto proprio importante nella formazione, lavoro e formazione, istruzione, cultura e sport, e su questo credo che noi ci stiamo impegnando parecchio anche sull'aspetto sportivo. L'ultimo incontro che abbiamo fatto qui è stato proprio sulla questa iniziativa che insieme con nostri studenti, migranti e detenuti, questa squadra di calcio che sta pochi successi sportivi, però sicuramente successi dal punto di vista dell'impegno culturale e anche della realizzazione dell'integrazione e dell'inclusione soprattutto di soggetti diversi all'interno di un'unica struttura. Però vedo ancora operatori penitenziari e formazione, quindi non solo nella formazione rivolta al detenuto, sul quale noi abbiamo, mi sembra, 30 iscritti nel nostro corso di laurea di giurisprudenza, li raccogliamo un po' da tutto quanto il Lazio. Però ecco, è importante anche quest'altro aspetto, cioè quello della formazione di chi dovrebbe formare, quindi anche delle operatori penitenziari, e quindi quale deve essere un rapporto controllato da una impostazione culturale che l'università molto probabilmente è la struttura più idonea a dare. Ma ancora il tavolo 17, avevo detto 17 perché l'ho segnato come ultimo, è il processo di reinserimento e presa in carico territoriale. Ecco, questo forse è il tavolo di maggiore significato dal punto di vista proprio della terza missione, perché se l'università vuole avere una presenza sul territorio, non può essere una presenza semplicemente sugli aspetti semplici e facili, sicuramente deve impegnarsi anche su aspetti come questo del reinserimento di soggetti difficili, e quindi di lavorare sul territorio per rendere agevole quella inclusione che, se è facile dal punto di vista psicologico, almeno per chi si occupa di formazione e di docenza, forse può essere molto difficile dal punto di vista fisico nel reinserimento nella struttura urbana della città. Io mi limito a questo, vi ringrazio di avermi invitato e vi auguro veramente buon lavoro per l'avvio del master e soprattutto per lo svolgimento del master. Grazie. Grazie al Rettore, io poi mi riservirò a conclusione dei saluti degli altri qualche considerazione. Adesso mi limito a passare la parola al dottor Francesco Cascini, capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità. Il Presidente Santiconsolo vi ha mandato comunicazione che non potrà essere presente, invia i suoi auguri per il nostro corso, ma abbiamo poi l'intervento del Dottor De Pascalis, che oltre a essere condirettore del Master è vice capo del Dipartimento. Io sono molto contento che il nostro Master abbia da subito raggiunto un accordo, siglato una convenzione con il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità. È stato molto semplice raggiungere questo accordo con un amico qual è Francesco Cascini, e il nostro progetto è anche di modificare gradualmente il percorso formativo del Master, per la consapevolezza che si evince anche dalla giornata odierna di cominciare a guardare all'esecuzione penale in una prospettiva non esclusivamente carcerocentrica. E quindi, insomma, è un particolare piacere per il Dipartimento di Giurisprudenza e per l'Università Roma III la conclusione di questo nuovo accordo e convenzione, e sono convinto del fatto che questa collaborazione andrà anche al di là di questa nostra iniziativa di master di secondo livello. Do la parola al consigliere Francesco Cascini. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Ruoto e il rettore per l'invito, ringrazio l'università, credo che anche per il Dipartimento sia un'occasione estremamente importante la convenzione, che può andare via quasi subito perché abbiamo una riunione alle 11, per cui mi dispiace non ascoltare il seguito di questo incontro e dirò soltanto alcune cose brevissime. Io credo che sulla materia dell'esecuzione penale possiamo prendere atto del fatto che ci sono alcune novità importanti. Probabilmente l'effetto delle iniziative intraprese non è ancora immediatamente percepito o percepibile. Il sistema dell'esecuzione penale per moltissimi anni ha funzionato senza intraprendere iniziative dirette al cambiamento.
ed è evidente che non è semplice modificare una realtà complessa come quella che si è radicata anche nella cultura dei giudici e degli operatori in generale. Poi io credo che alcuni segnali di un'inversione di tendenza siano particolarmente importanti, non voglio togliere spazio all'intervento del collega De Pascalis che si occupa del carcere, ma la diminuzione del numero dei detenuti a fronte di alcuni interventi normativi, sia pure probabilmente indotti dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e lo speculare aumento delle misure alternative, sono dal mio punto di vista segnali particolarmente importanti. Come segnali importanti sono le modifiche organizzative che sono state apportate al sistema complessivo della gestione dell'esecuzione penale, e come direi particolarmente rilevante l'iniziativa degli Stati Generali dell'esecuzione penale. Ecco, forse per la prima volta si mettono insieme su questo terreno, come sottolineava anche il Rettore, professionalità molto diverse che discutono anche nella consapevolezza dei percorsi normativi e organizzativi che si stanno facendo. L'università non va a esplorare percorsi puramente teorici, ma la formazione si inserisce in una piena partecipazione ai percorsi di cambiamento normativi e organizzativi, e questo dà un ulteriore valore di concretezza all'intervento formativo. Credo che gli Stati Generali siano una grande occasione di elaborazione, ma come penso sia condiviso da tutti quelli che vi hanno preso parte, vi è la forte esigenza che abbiano poi una ricaduta concreta. Ecco, da questo punto di vista io per esempio credo che l'iniziativa di collocare l'esecuzione penale esterna in un dipartimento autonomo insieme alla giustizia minorile sia dal punto di vista simbolico particolarmente importante. Molti dicono che non basta spostare un settore da una parte all'altra per rivitalizzarlo o farlo crescere, questo è probabilmente vero, e quindi ci vorrà molto lavoro affinché l'esecuzione penale esterna possa arrivare ad essere in linea con quello che accade con altri paesi europei, cioè avere un numero di utenti maggiore, di gran lunga maggiore di quello del numero delle persone detenute. E tuttavia credo che il fatto di aver scelto di tenere insieme la giustizia minorile all'esecuzione penale esterna sia sintomatica di una opzione politica di fondo che è contenuta nel titolo di questa iniziativa. Oltre il reato, nel sistema minorile fin dal 1988 il giudice guarda il fatto, ma lavora soprattutto sulla persona e adegua l'intervento sanzionatorio, lo fa prevalentemente con la messa alla prova, rispetto alle caratteristiche dell'autore del reato. Questa è una opzione che negli adulti è molto lontana dall'essere realizzata. Negli adulti il sistema rinvia alla fase dell'esecuzione, alla valutazione del giudice e alla sorveglianza, la valutazione della personalità e l'inserimento di elementi di flessibilità della pena. L'idea invece di spostare l'esecuzione penale esterna lì dentro presuppone un'idea di graduale cambiamento del sistema dell'esecuzione penale nel suo complesso, rispetto alla quale bisognerà muoversi parallelamente su più direzioni, che sono esattamente quelle intraprese, quelle delle modifiche normative, quella della modifica organizzativa e quella dell'elaborazione culturale che porta a un graduale cambiamento della mentalità non solo degli operatori, ma in un qualche modo anche della percezione che l'opinione pubblica ha del meccanismo di esecuzione penale. Ecco, io mi fermerei qui, come gli amici che sono a questo tavolo sanno, mi piacerebbe anche parlarne di più e a lungo, ma sono sicuro, cioè, che questi argomenti saranno ampiamente sviluppati nel corso del dibattito. Per cui vi saluto, faccio in bocca al lupo a chi dirige il master per un esito importante di questo lungo percorso, e vi ringrazio e mi scuso per il fatto che mi devo allontanare. Arrivederci, buon lavoro. Ringrazio ancora il capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità e sto per dare la parola
al direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma III, neodirettore, il professor Giovanni Serges, al quale vi lega un rapporto di antichissima amicizia. Da neolaureato, dopo aver iniziato a collaborare con il professor Modugno, una delle mie prime collaborazioni fu alla cattedra di diritto regionale, scienze politiche. All'epoca il professor Serges era ricercatore, credo, e non avrei mai pensato 20 anni dopo di scrivere con lui, di curare con lui un manuale di diritto regionale, quindi insomma mi ha sempre accompagnato nella crescita sia dal punto di vista umano che scientifico, quindi è un legame particolarmente forte. Do particolare piacere, oltre al fatto che fa parte del nostro consiglio di direzione del Master da quando è stato istituito, un particolare piacere, dicevo, che il suo primo saluto da direttore o da preside, come a me piace ancora chiamare chi dirige il Dipartimento Facoltà, sia proprio a questa terza edizione del Master. A lui do la parola. Grazie Marco, anch'io sono particolarmente lieto di questa occasione, che è appunto il mio primo saluto da direttore a un master che mi è particolarmente caro, perché ho visto nascere, come dire, fin dall'inizio, seguire sia come componente del consiglio direttivo sia come sia pure per una piccola parte come docente e come anche componente delle commissioni finali di prova. Ora, il Dipartimento di Giurisprudenza è particolarmente lieto del successo che ha riscosso questo Master, il quale, come dire, risponde ad una felice intuizione, che è quella che si deve proprio a Marco Ruotolo, cioè di aver colto, che ne è l'ideatore, oltre che sobbarcarsi poi oggi l'onore della direzione insieme a Massimo De Pascalis, che ne è condirettore, perché il Master nasce in concomitanza con una serie di eventi. Sostanzialmente noi siamo al terzo anno, il 2013 è un momento come dire critico nella vicenda penitenziaria, perché nel 2013 la sentenza della Corte Europea, la sentenza Torreggiani, che condanna pesantemente l'Italia per via del sovraffollamento carcerario. Sono del 2013 le due decisioni della Corte Costituzionale che fanno riferimento al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando si svolge in condizioni di contraria al senso di umanità, e infine è del 2013 lo stesso messaggio del Capo dello Stato, in qualche modo conseguenza della condanna dello Stato italiano del 2013. Colgo l'occasione intanto per salutare e dare il benvenuto al professor Modugno, neo giudice costituzionale, che ci onora della sua presenza. Eccoci, quindi due parole. Quindi il Master, diciamo così, è frutto di questa felice intuizione, coglie cioè un momento particolarmente delicato nella intera vicenda penitenziaria e dà una risposta che è una risposta certamente sul piano dell'alta formazione, ma che gradualmente poi si è come dire estesa, e il Master oggi è un luogo di riflessione più ampio rispetto a quello della sola formazione, che ne costituisce certamente l'ossatura. La riprova di questo è in qualche modo testimoniata dalla collana parallela all'istituzione del Master, collana di produzione scientifica che nel giro di volumi particolarmente qualificati e che testimonia come il Master sia divenuto insomma un luogo, un punto di riferimento per la riflessione sul tema dell'esecuzione
penale, sotto ogni profilo, sia dal punto di vista sociologico, sia ovviamente dal punto di vista giuridico, anche il profilo architettonico che ricordava prima il nostro magnifico Rettore, è tra gli aspetti che trovano un luogo di dibattito e di approfondimento. E quindi questo testimonia, come dire, una crescita sul piano qualitativo, oltre che sul piano quantitativo. Il master ha visto una frequenza intensa, assidua da parte di, io che ho fatto, ne sono stato per una piccola parte docente, mi sono accorto dell'interesse suscitato tra i frequentatori e direi della passione con la quale i partecipanti hanno affrontato i lavori del master. Passione che è testimoniata anche dalla qualità delle prove finali, e questo, come dire, nella prospettiva della formazione, che è quella che sta a cuore all'università, in particolare al nostro dipartimento, è una cosa certamente importante. Nelle prove finali, alcune delle quali, alle quali ho partecipato, ecco, ho potuto constatare come la riflessione finale dei partecipanti sia stata una riflessione di ottimo livello, spesso di eccellente livello, e soprattutto a testimonianza di una passione con la quale si è condotto il percorso del master. Rinnovo dunque il benvenuto a tutti i partecipanti a nome dell'intero dipartimento e buon lavoro per la sessione odierna. Grazie. Grazie al professor Serges, mi unisco ai ringraziamenti per la presenza del professor Modugno, che è stato docente del nostro master, ha tenuto nei primi due anni le lezioni sulle fonti del diritto, sul sistema o sui sistemi delle fonti, e che da quest'anno sarà componente del comitato scientifico del master, anche perché il nuovo impegno così intenso alla Corte Costituzionale temo impedirà una sua partecipazione attiva quale docente. Però appunto ci ha seguito, c'è anche questa ragione, quindi veramente grazie per la tua presenza, e io, sempre riservandomi per qualche considerazione prima delle lezioni dei professori Giostra e Palma, do ancora la parola per i saluti al dottor Massimo De Pascalis, che, come dicevo prima e come sapete tutti, oltre a essere condirettore del master, è anche vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. A lui la parola. Bene, grazie Marco, buongiorno a tutti. Rivolgere i saluti ai presenti mi fa veramente piacere, perché, come dire, ci sono volti già conosciuti, e tra questi molti collaboratori dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, ai quali mi rivolgo sempre con molto affetto e molta stima. E tra i presenti mi piace anche sottolineare la presenza dell'amico e collega, già collega, Emilio Di Somma, che ha svolto al Dipartimento l'incarico che oggi è stato affidato a me di vice capo del Dipartimento, quindi conosce non solo la storia del Dipartimento, ma la storia dell'esecuzione penale, insomma, non solo dall'osservatorio di vice capo Dipartimento, ma ha fatto anche il direttore e ha avuto anche altri incarichi importanti. E mi piace anche sottolineare la presenza dell'amico e collega dottor Riccardo Turrini Vita, che, come dire, con il nuovo incarico che è stato già formalizzato, quindi posso dirlo, però a giorni, insomma, è questione soltanto di pochi giorni, assumerà l'incarico di direttore generale della formazione, della nuova direzione generale della formazione, che, insomma, i presenti sanno bene, assorbirà al suo interno quelle che sono le competenze che sono state, lo sono ancora, le competenze dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari e dell'Istituto
istituto di formazione dei minorenni, perché i due ambiti, appunto, dei bisogni formativi sono riuniti, degli adulti e dei minori sono riuniti sotto un'unica direzione generale della formazione, e quindi, come dire, diventa la direzione generale della formazione, diventa il nuovo interlocutore di queste iniziative di formazione universitaria e di formazione anche dell'amministrazione penitenziaria. Sono assolutamente convinto che il dottor Turrini saprà dare e migliorare persino la collaborazione che fino ad oggi c'è stata con l'Università di Roma III. Detto questo, vuol dire, mi piace soffermarmi brevemente, perché in effetti il mio è soltanto un saluto, però mi piace sottolineare, vuol dire, in questo mio breve intervento il significato di questa collaborazione che è nata appunto 3 anni fa con Roma III, una collaborazione che in buona sostanza attraverso pregressi colloqui con Marco Ruotolo, in cui abbiamo approfondito, con il professor Ruotolo, in cui abbiamo approfondito le questioni dell'esecuzione penale, abbiamo condiviso il bisogno di inserire in un percorso, in un nuovo percorso formativo che l'amministrazione penitenziaria aveva avviato fin dal 2010, rivolgendosi al suo personale, all'interno di questo percorso di formazione che puntava molto al cambiamento culturale degli operatori penitenziari, abbiamo ritenuto opportuno appunto stringere questa collaborazione, proporre, avviare questo progetto in cui insieme e parallelamente a quello che veniva fatto all'interno dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, avviare con l'università, attraverso questo importante master, i cui contenuti insomma non li sto a sottolineare, ma sono, come dire, sono tutti all'interno persino dei 18 tavoli degli stati generali, tutte tematiche che sono state affrontate e che saranno nuovamente affrontate con questa terza edizione del master. Diciamo, l'origine di questa iniziativa era quello di riproporre una rilettura dell'ordinamento penitenziario, una rilettura critica dell'ordinamento penitenziario con lo sguardo rivolto alla Costituzione, no? E ai diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, e come se volessimo avviare un percorso di ricerca della verità ordinamentale contenuta appunto all'interno dell'ordinamento penitenziario e comunque nell'ambito dell'esecuzione penale, che fino a quel momento che ci sembrava ancora non completamente espressa. Una rilettura quindi dell'ordinamento penitenziario con questo sguardo rivolto alla Costituzione, alla ricerca della verità ordinamentale, che riuscisse a far emergere diritti, situazioni e posizioni giuridiche sommerse da una prassi, da prassi ridondanti. Ecco, questo era il nostro obiettivo di fondo, per cercare di indicare la strada per una nuova cultura della dignità della persona nel corso dell'esecuzione penale. Questo è l'obiettivo. Se non viene letto come un atto di presunzione, devo dire che i risultati sono stati eccellenti all'interno delle prime due edizioni del master, e posso anche dire che questa cultura costruita all'interno delle aule, percorsa all'interno delle aule dell'università e all'interno delle aule formative dell'Istituto Superiore, come dire, ha cominciato ad emigrare verso nelle sedi territoriali degli istituti penitenziari, e lo posso testimoniare
concretamente questi risultati, li posso testimoniare concretamente, perché ho visto che lentamente nel corso di questi anni, grazie anche al master, nell'amministrazione penitenziaria si sta maturando un linguaggio anche diverso, che non è poca cosa. Sono stati introdotti all'interno del nostro sistema penitenziario, a fianco alle prassi che hanno continuato a sussistere, ma anche con molte perplessità, cominciare a sentir parlare all'interno del nostro sistema i nostri operatori e gli attori di questo sistema di diritti fondamentali, di dignità della persona, di spazio e tempo della detenzione, di autodeterminazione, di dimensioni dell'autodeterminazione da riconoscere ai soggetti in esecuzione penale. Vi devo dire che non è poca cosa per misurare, questa lenta evoluzione della cultura, di una nuova cultura dell'esecuzione penale all'interno del nostro sistema. Quindi questo nuovo linguaggio che sta accompagnando quelle che poi sono le scelte assolutamente indispensabili e che ha accompagnato le scelte assolutamente indispensabili per poi garantire quelli che sono i risultati legati alle aspettative della formazione. Le accennate Francesco Cascini, le modifiche normative assolutamente necessarie e che ci auguriamo continuino su questo nuovo percorso che viene tracciato da questa nuova cultura dell'esecuzione penale, l'esecuzione penale utile, socialmente utile. Alcune modifiche normative sono intervenute, ne seguiranno anche altre, verosimilmente legate agli esiti proprio del grande lavoro e del ricco lavoro che è stato fatto all'interno dei vari tavoli degli Stati Generali. Le modifiche organizzative che sono in corso d'opera, ma che sono assolutamente indispensabili per costruire una nuova casa in grado di esprimere questo nuovo linguaggio, questi nuovi valori, questa nuova cultura, e anche appunto le modifiche operative, a fianco alle quali continuerà certamente ad insistere i vari piani annuali della formazione che saranno prodotti dall'amministrazione penitenziaria e la nuova edizione del master che oggi viene appunto inaugurato con questa iniziativa, che affiancherà appunto un percorso parallelo le attività formative che appartengono appunto all'amministrazione penitenziaria. Dico questo perché anche quest'anno la presenza di operatori penitenziari iscritti all'interno del nostro master è assolutamente significativa, molto importante, e devo dire che, così come è accaduto nei due anni precedenti, accadrà anche quest'anno, che diventeranno testimoni, no? Di questa nuova cultura dell'esecuzione penale, e sapranno certamente trasferirla sul territorio, così come è stato già fatto dagli altri iscritti degli anni precedenti, che capisco la fatica poi che questi operatori incontrano a trasferirla nella concretezza, però io sono assolutamente ottimista che a questa fase faticosa, molto lenta, che ancora non ha dato risultati concreti, se continueremo ad insistere sul piano della formazione e soltanto come amministrazione penitenziaria, ma anche a questo master, e sapremo dare, allargare persino i contenuti delle prossime edizioni di questo master, sono assolutamente convinto che, tra virgolette lo dico, la rivoluzione del pensiero che ha ispirato questa collaborazione tra Università Roma III e amministrazione penitenziaria riuscirà certamente a consegnare dei risultati concreti. Quindi è con questo auspicio, ripeto, che si caratterizza il mio intervento,
e vi ringrazio ancora per l'iniziativa, per aver continuato ad offrire questa offerta di formazione alla nostra amministrazione, e con l'intento appunto di proseguire anche nei prossimi anni. Grazie ancora. Grazie. Ok, ecco. Grazie al dottor De Pascalis per questo suo saluto introduttivo al nostro corso, a questa terza edizione del corso. Io ho già effettuato ringraziamenti parziali, dando la parola ai primi interventori. Volevo fare ringraziamenti più generali al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, all'Unione Camere Penali Italiane, con le quali abbiamo stipulato un accordo per questo master, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ci permette di far svolgere ai nostri corsisti uno stage presso, anzi nella forma propria dell'assistente volontario, un'attività per un certo periodo di tempo di affiancamento ai magistrati di sorveglianza. Ringrazio l'ISP perché con l'ISP abbiamo iniziato questo percorso e perché l'ISP peraltro cura lo stage all'estero dei nostri corsisti, quindi anche per questo aspetto specifico. E tra l'altro l'ISP ospita alcuni moduli del nostro master, quindi che si svolgono lì. La direzione degli istituti, qui peccherei per con qualche lacuna, però i nostri corsisti hanno fatto stage, a quanto mi risulta fino ad oggi, presso Roma Re Bibbia, Milano Bollate, Milano Opera, Ancona e Sassari. Abbiamo avuto anche un'intensa collaborazione con Re Bibbia femminile, vedo qui la direttrice del Grosso che saluto, con Re Bibbia reclusione, vedo il direttore Stefano Ricca che saluto. E quindi appunto i ringraziamenti sono molti e io vorrei andare molto rapidamente ai contenuti di questo incontro per dare la parola all'amico Claudio Giostra. Prima di farlo, altri due ringraziamenti li sento come dovuti, perché troppo spesso quando non si ha più un incarico, si è in pensione, ci si dimentica delle persone. Io invece non mi voglio dimenticare delle persone che hanno dato un impulso diretto e indiretto alla nascita di questo master, e quindi io voglio ringraziare l'ex direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Paolo Benvenuti, che oggi non è qui con noi all'AIA, ma mi ha mandato un bel messaggio di saluto e di augurio, perché sin dall'inizio come rettore ha partecipato a tutte le giornate inaugurali e devo dire che mi ha sempre molto sostenuto in tutte le iniziative che ho proposto qui al Dipartimento di Giurisprudenza. E voglio manifestare un sentito ringraziamento all'ex vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al cui presente Emilio Di Somma, perché non dimentico che in qualche modo tutto è nato da un'attività formativa che ormai tanti anni fa ho cominciato, un'attività formativa da 3 crediti, in piccola attività formativa, che aveva come titolo Diritti dei detenuti e Costituzione, e alla cui prima lezione partecipò proprio Emilio Di Somma, che mi ha sempre incoraggiato nel proseguire in un percorso di elaborazione sia dal punto di vista scientifico che didattico, che in qualche modo poi ha approdato all'alta formazione con il master di secondo livello. Quanto ai contenuti, oggi si intrecciano i contenuti del nostro master, che già sono stati offerti nelle 2 precedenti edizioni, con i contenuti degli stati generali dell'esecuzione penale. Direi che non è un caso, perché il master già nelle prime 2 edizioni, anche nel programma di quest'anno, prevede un'attività didattica molto articolata, realmente multidisciplinare, come multidisciplinare lo spirito che sta alla base degli stati generali. Vi verrà distribuito, se non lo è già stato fatto, un foglio nel quale sono indicati i titoli e i coordinatori dei 18 tavoli, ma se poi si va a vedere anche quali sono i componenti dei 18 tavoli, vediamo che c'è un apporto culturale variegato, se si va dal magistrato, l'operatore penitenziario, i giornalisti, ma insomma ora ometterei, ed è questo stato uno dei punti di forza, ci dicevamo più volte con Glauco Giostra e con Mauro Palma e con gli altri componenti del comitato di esperti, un punto di forza di questa iniziativa, cioè c'è stato un riscontro davvero positivo, sia, ce lo dirà Glauco, in termini di risultati che i tavoli hanno prodotto, sia proprio nello spirito che ha animato i tavoli e che ha portato a questi risultati. Cadere per questa mattina, ma
se non è questa mattina e a ore, uscirà sul sito, sarà pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, saranno pubblicati finalmente i rapporti dei 18 tavoli, cui seguirà poi un rapporto del Comitato di Esperti. E devo dire che, avendo avuto noi la fortuna, l'onore e anche l'onere di leggere questi lavori, sono lavori veramente di alta qualità, molto ricchi, molto anche sul piano propositivo, pongono sul campo tante questioni sulle quali poi sarà necessaria una riflessione politica, cioè si arresterà il nostro compito e ovviamente il compito passerà ad altri, ma mi auguro che gli spunti di riflessione offerti possano essere colti in un processo difficile di mediazione politica. Però, dicevo, io mi limiterei a questo, non entro nel merito, a rilevare una significativa consonanza di intenti tra questa iniziativa voluta dal Ministro Orlando e il Master, che appunto giunge ora alla terza edizione. Basti pensare, senza che lo faremo nel pomeriggio con i soli corsisti, illustrare tutta la nostra offerta formativa, che uno dei moduli del nostro Master si intitola Cultura e Carcere e quindi va nelle sue intenzioni ben al di là di un discorso prettamente o esclusivamente di tipo giuridico. Mi fermo qui perché appunto Mauro Palma sta per arrivare, mi è arrivata adesso comunicazione, si è liberato da un impegno, avrebbe voluto partecipare anche a questa fase di saluti, ma non mancherà per lo svolgimento della sua lezione e relazione. E la prima lezione e relazione è svolta da Glauco Giostra, che è ordinario di procedura penale, è stato componente del CSM e attualmente oggi è qui invitato, oltre che come amico del Master, che ha sempre tenuto docente del Master anche nelle precedenti due edizioni, nella sua qualità di coordinatore del Comitato di Esperti degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. E quello che chiediamo al professor Glauco Giostra è di spiegarci in qualche modo ragioni, metodi e finalità di questa importante iniziativa. Io vi ringrazio e formulo, oltre al ringraziamento ai qui presenti, al professor Modugno, al professor Serges, al magnifico rettore, a Massimo De Pascalis e ai nostri relatori e a tutti voi, formulo un sincero augurio di buon lavoro soprattutto ai corsisti del Master. Ci sarà occasione per conoscerci meglio già da questo pomeriggio, dalla settimana prossima con le lezioni che saranno svolte nell'aula 7, non in quest'aula. Quest'aula oggi c'è stata riservata per l'inaugurazione, per l'apertura. Quindi ci sarà modo di conoscerci e di fare appunto insieme questo percorso che andrà in parallelo, si spera, con un percorso di riforma importante, con lo studio dei risultati degli Stati Generali e poi con l'eventuale percorso, se la legge di delega appunto sarà approvata, di riforma proprio dell'ordinamento penitenziario. Di nuovo grazie a tutti, grazie a Glauco, al quale do subito la parola, invitandolo qui. Avrei piacere, se non lo forzo troppo, a che siccome sono previste due relazioni, prima la relazione del professor Giostra e poi quella del professor Palma e poi un eventuale dialogo tra i loro due, avrei molto piacere, se non lo forzo troppo, a invitare Emilio Di Somma a coordinare questa nostra giornata. Non vuoi? Forzo troppo. Saluti in senso formale e sostanziale, iniziamo la lezione. Buongiorno, grazie a Marco e a Roma 3 per l'invito, sempre gradito di intervenire in questa sede, doppiamente gradito quando mi si dà l'occasione di parlare di questa croce e delizia per me degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, che ci sta assorbendo energie ma anche coinvolgendo in un'avventura culturale piuttosto stimolante, devo dire. Anzi, molto stimolante. Allora, le motivazioni, il metodo, le finalità, in modo che possa accompagnarvi in questa lezione introduttiva,
spiegandovi che cosa si è, perché lo si è fatto, come lo si è fatto e che punto siamo, come in quelle mappe dove dice noi siamo qui, a questo punto, eccetera. Allora, voi sapete bene come è stato qualche eco, è arrivata anche questa mattina, preceduto da quella umiliante condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il quarantennale dell'ordinamento penitenziario è stata l'occasione per un bilancio, per la verità piuttosto sconfortante, su questi 40 anni di riforma penitenziaria. Ora è vero che dalla sentenza Torreggiani ad oggi sono intervenuti fattori positivi che non voglio trascurare né dimenticare né sottovalutare. Sotto il profilo legislativo c'è stata una concitata novellazione nell'ultimo biennio che perlomeno ha posto rimedio alle censure più severe che la Corte aveva rivolto all'Italia, tanto che adesso abbiamo avuto il disco verde riguardo all'aver ridimensionato il fenomeno sovraffollamento e le conseguenze che ne sono scaturivano sotto il profilo appunto del trattamento degradante e inumano in alcune realtà dei detenuti. Anche dal punto di vista dell'amministrazione penitenziaria sono stati fatti passi notevoli avanti. Io ricordo l'importante circolare del 2013 sulla sorveglianza dinamica, una recente sull'uso di internet in carcere, un'altra ancora più recente sulla conoscenza del detenuto, la stessa costituzione del Dipartimento per minorenni e sanzioni di comunità è un fatto altamente positivo per le ragioni che Francesco Cascini ha ben sottolineato. Però detto questo, non credo si possa disconoscere che la realtà carceraria, salvo eccezioni rare e lodevolissime, resta a livello di non accettabile degrado. Basterebbe pensare al numero dei suicidi e dei gesti autolesionistici, i frequenti episodi di violenza e di sopraffazioni, le carenze igieniche, la sostanziale ineffettività dell'assistenza sanitaria, l'amputazione ancora troppo drastica della dimensione dell'affettività, l'assenza di una privacy, l'endemica mancanza di lavoro sia intra che extramuraria, il scarso accompagnamento post penitenziario, l'elevata percentuale di recidiva come cartina di tornasole di un insuccesso che è anche nei numeri. Però di questo almeno c'è consapevolezza politica, nel senso cioè che sia come bilancio sia come indifferibilità di una riforma si è sentito all'esigenza, tant'è vero che al Senato sta passando l'esame di una delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario che ha già superato il vaglio della Camera dei Deputati. Tuttavia questa delega già nel titolo porta una sintomatica espressione, dice serve per modifica all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Sapete, in questa espressione compendia un po' la ragion d'essere e la finalità della stessa delega, cioè si dice fino adesso non siamo riusciti ad ottenere quello che la Costituzione e poi l'ordinamento penitenziario ci imponevano, adesso diamoci da fare per rendere effettivo ciò che è rimasto sulla carta, sembra quasi anche un giudizio sul passato, forse fin troppo severo devo dire, però. Allora, se a 40 anni dalla riforma dell'ordinamento penitenziario siamo qui a parlare di riforma della riforma, non possiamo andare avanti e chiederci, facciamo qualcosa, dobbiamo domandarci perché non ha funzionato, perché il nostro ordinamento penitenziario è uno dei migliori dal punto di vista, nella sua almeno versione iniziale, quella poi dell'86, dopo la legge Gozzini, a livello internazionale. E però qualcosa non deve aver funzionato se abbiamo preso una ustionante condanna per trattamento degradante e inumano dei detenuti e se lo stato delle nostre carceri, nonostante gli sforzi di molti, è quello che è. Allora, una delle cause principali, semplifico molto perché chiaramente quanti fenomeni sono complessi c'è un concorso di cause, ma una delle cause principali, quello che Gozzini diceva con una bella immagine, l'aver voluto versare il vino nuovo in otri vecchi, cioè lì le strutture erano nate per altro, al personale si era richiesto fino allora altro, l'organizzazione penitenziaria aveva un'ottica di tipo ovviamente custodialistico e allora
io trovo naturale, ancorché ovviamente edilizie, organizzazione penitenziaria, formazione degli operatori che sono nati, come è stato detto, per forgiare il buon detenuto, non siano le migliori attualità per recepire il nuovo, e il nuovo ci parla di invece proposte a un attore della propria risocializzazione affinché formiamo il buon cittadino, non il buon detenuto, che cioè non dà problemi di carattere disciplinare, si rende gestibile. C'è questa inerzia delle strutture umane e fisiche con cui all'inizio si è dovuto fare i conti, ed è normale che sia così, perché queste strutture sono più lente a cambiare rispetto a delle norme. Le norme, quando si è lungimiranti, quando c'è un buon movimento di pensiero, riescono ad anticipare, ma poi tutto tende a restare e a metabolizzare in modo improprio quello che ci viene offerto dalla novità legislativa, persino nel linguaggio. Quanto era aperto il nostro 27 della Costituzione, eppure parla di rieducazione. Quanto era aperto il nostro ordinamento penitenziario 75, eppure parla di trattamento, parla di mercede. Cioè la sensazione che rimangono queste cicatrici testuali ci dicono di un'impostazione mentale che vedeva, al di là della soluzione di numerare i detenuti, farne soltanto un numero, eccetera, però chiaramente vedo qualcosa da gestire, da trattare, da correggere, e non una persona nei cui confronti avere un'interlocuzione costruttiva, responsabilizzandola ovviamente, eccetera. Allora, a questa, diciamo, refrattarietà di tipo originario e in qualche modo scontata, con cui bisognava sapere che avremmo fatto i conti, a mio modo di vedere, a proposito di causa dell'insuccesso, si è aggiunta nel tempo, col crescere dell'insicurezza della società, su questo non dobbiamo neppure soffermarci un attimo, e anche sulla tendenza a strumentalizzare questa insicurezza da parte di almeno certa classe politica, si è aggiunta una strumentalizzazione di tipo securitario, cioè il carcere come rimedio all'insicurezza sociale, quindi più pene, meno benefici, eccetera. E anche di questo c'è consapevolezza, se nella relazione accompagnatoria alla delega è scritto, leggo: nell'attuale ordinamento penitenziario convivono con inevitabili frizioni interne l'istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza sociale, che fin dai primi anni 90 si è sovrapposta alla prima, piegando alcuni istituti alla funzione di incentivazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed escludendone altri dal trattamento rieducativo, proprio in ragione di un incremento dell'efficacia meramente punitiva dell'esecuzione penale. Più chiaro di così, mi puoi passare un bicchiere per forza? Allora, credo che per questo bisogna domandarsi da dove veniamo, perché altrimenti si gira a vuoto e si rischia di essere di lavorare a una tela di Penelope da un punto di vista legislativo e normativo, che se non si riesce a contrastare questa diffusa concezione secondo cui il carcere sia l'unica o la principale, il principale rimedio a tutte le nostre paure, a tutte le nostre ansie, le confiniamo lì, buttiamo la chiave, stiamo sicuri, il male è lì fuori. Voglio dire, tra l'altro, convinzione, tra l'altro, elettoralmente molto redditizia, perché è molto facile alzare pene e escludere benefici per mandare un messaggio di apparente rassicurazione sociale. Allora sarà fatale che ogni riforma rimarrà esposta a queste andirivieni, a queste scorrerie anche legislative, per cui al primo allarme sociale, reale o mediaticamente indotto, questo non ci interessa, ci rimangeremo con una sorta di risacca normativa. Tutto questo per dire che allora il problema non era solo di tipo normativo, legislativo. È questa la prima consapevolezza che ha indotto ad avviare un'iniziativa come quella degli Stati Generali. Perché se fosse solo di tipo normativo, il problema basterebbe la delega di cui ho parlato.
siamo in discussione in Parlamento, la stanno mettendo, devo dire era piuttosto leggerina e un po' generica nel suo impianto iniziale, adesso è diventata abbastanza robusta e interessante, però basterebbe quella. Invece si è sentita l'esigenza di intervenire a più livelli, perché questa è la prima consapevolezza: i luoghi, l'organizzazione, le mentalità incidono sulla effettività rieducativa, che è quello che si vuole, non meno degli istituti normativi, degli istituti giuridici. La seconda sensibilità che è emersa è che l'attenzione di questi stati generali non poteva limitarsi all'espiazione intramuraria della pena, cioè si avverte l'esigenza, qualcosa già è stato detto in maniera molto più incisiva forse di quanto sto per dirlo io, ma comunque il momento post carcerario, questo delicatissimo momento, io lo chiamo di convalescenza sociale del condannato, deve avere più attenzione, più risorse, più provvidenze di quanto non abbia sinora. Bisogna abbandonare quella che sarà pure abusata l'espressione, ma è molto felice, quella che è la visione carcerocentrica del carcere. E ancora ci bisogna spostare il baricentro sanzionatorio dalla fase soltanto dell'esecuzione penale anche a quella del momento della cognizione, cioè bisogna che anche la scelta della pena, non è nel nostro ambito di competenza, anche la scelta della pena ubbidisca a questo rapporto fra ciò che è più adatto per il condannato in quel momento, per quel fatto e per quella persona fin dall'inizio. E siccome la detenzione, ciao Mauro, ben arrivato, siccome la detenzione è la risposta meno rieducativa, potenzialmente meno rieducativa che conosciamo, a questa detenzione bisognerà ricorrere come estrema ratio. Allora, sulla base di queste consapevolezze sono partiti gli stati generali nell'ambizioso, forse velleitario, compito di dare, come ha detto con una felice espressione Massimo, l'amico Massimo De Pascalis, una nuova cultura dell'esecuzione penale. E questo ha posto subito un problema di tipo metodologico, cioè non potevamo pensare di costituire una commissione, perché ce ne sono già tante e lavorano bene e ce ne saranno quando si tratterà solo di tradurre a livello normativo alcune scelte politiche, come quello che si farà dopo l'approvazione della delega. Qui si trattava di invece inventarsi un nuovo approccio. E questo nuovo approccio ha giocato su due registri, abbiamo cercato di realizzarlo muovendoci su due dimensioni di cui vi do conto brevemente. Da un lato si è voluta dedicare all'esecuzione penale un'attenzione di tipo multifocale, nel senso incentrata su quelle che abbiamo ritenuto, ovviamente nessuna pretesa di esaustività e di completezza, probabilmente molto ci sarà sfuggito, abbiamo sottolineato di più alcuni aspetti rispetto ad altri che forse meritavano, ma quel catalogo di tavoli che vi è stato distribuito è il corrispondente di scelte delle tematiche nevralgiche che abbiamo individuato a monte. Questo è il primo livello, cioè individuare i plessi tematici più rilevanti, più qualificanti. Individuate queste tematiche, l'altra scelta è stata quella di promuovere intorno ad esse la più ampia mobilitazione culturale. Ecco, quando il rettore parlava di pluralità di esperienze, di competenze, di linguaggi, complementarità di approcci, che sono cose molto importanti che avremmo dovuto a livello universitario coltivare molto di più, si è provato a realizzarlo, sia nel momento progettuale, e adesso vi dirò, cioè intorno ai tavoli sono sedute competenze diversissime, con tutte le difficoltà ovviamente di intesa, dato che le sensibilità, i linguaggi, le competenze erano diverse, e sia nel proporre adesso i risultati all'attenzione pubblica, anche gli interlocutori saranno di diversissima estrazione. Professionale, ovviamente. Ogni tavolo ha avuto
mi ha chiesto Marco di darvi così gli elementi essenziali per intendere come si è lavorato. Mi spiace perché forse per Mauro qualcosina di questo dovrebbe aver già sentito e qualcosina anche già vissuto, ma insomma ogni tavolo abbiamo cercato nella fase iniziale perimetro tematico per evitare sconfinamenti, sovrapposizioni e degli obiettivi da perseguire. Il rapporto conclusivo dei tavoli è pervenuto. Quindi abbiamo 18 rapporti conclusivi che probabilmente oggi anticipava Marco Ruotolo, speriamo oggi, ma al più tardi credo domani, insomma nei prossimi giorni saranno pubblicati. Questi rapporti saranno sottoposti all'attenzione pubblica e di alcuni interlocutori, soprattutto istituzionali, possono essere il CSM, Camere Penali, l'ANM, volontariato, associazioni, eccetera, ovviamente. Ecco, noi siamo a questo punto qui. Adesso inizia il lavoro, già iniziato il lavoro invece del comitato, che cercherà di individuare le linee qualificanti di questo nuovo volto dell'esecuzione penale, che sia da un lato pienamente rispettoso e dia davvero quello che vi dicevo, il termine effettività, realizzazione a questo principio rieducativo, dia vento a questa vela della rieducazione che è sembrata, per la verità, non dico ammainata, ma di dubbia efficienza, e dall'altro attento anche alle novità, cioè a quei fattori inediti di cui non poteva tener conto il legislatore, non dico dell'86, ancor meno quello dell'85. Vi do solo due dati. Il legislatore, il riformatore penitenziario aveva a che fare con una popolazione penitenziaria, quello del 75 ma anche quello dell'86, i dati non mutano significativamente in questo arco temporale, con una popolazione penitenziaria sostanzialmente omogenea da un punto di vista linguistico, culturale, religioso. E oggi abbiamo invece a fronte un'utenza, se posso esprimermi così, molto diversa, perché più del 30% dei detenuti è costituita da soggetti stranieri, con tutti i problemi di lingua, di cultura, di necessità di mediatori, di necessità di portatori delle loro pratiche religiose all'interno del carcere. Questa è una novità di cui non si può non tener conto e cambierà il modo di organizzazione della vita interna al carcere. Una novità positiva, per contro, è la sempre maggiore diffusione delle tecnologie. Le tecnologie che sapientemente sfruttate, e in questa direzione mi sembra l'amministrazione penitenziaria si sta apprezzabilmente già incamminando, potrebbero, non dico risolvere, ma rendere meno acuti molti problemi altrimenti irrisolvibili. La deterritorializzazione subita de facto da molti, ma soprattutto dagli stranieri, avere la possibilità di collegarsi via Skype con la famiglia può tenere un contatto. La telemedicina, la possibilità di fare studiare anche telematicamente o anche di mettersi in collegamento fra detenuti per un gioco, per uno scambio, per qualsiasi cosa, certo con le cautele che saranno studiate e con le cautele del caso, però ecco come due novità, l'una diciamo negativa in senso che ci impone un ripensamento, l'altra positiva, anzi proprio le due che vi ho citato tra di loro sembrerebbero avere una continuità, perché la nuova tecnologia può aiutare molto per affrontare il tema stranieri, evitare radicalizzazioni e altro. Allora, il comitato si accinge ad elaborare questo progetto, questo compendio di linee qualificanti della riforma dell'esecuzione penale, ovviamente in molto avvalendosi dei risultati dei tavoli che hanno consegnato, come vi ho detto, il loro rapporto. Nostro progetto si articolerà, si declinerà anche in singole proposte, senza entrare nel dettaglio, ma operative, che adesso non posso ovviamente se non darvi la cornice del nostro intervento, il modo di intenderlo. L'idea di esecuzione penale che
mi pare condivisa all'interno del Comitato, però vorrei dire, a proposito, Marco mi chiedeva il metodo e le finalità, che cosa ci si ripropone. Ecco, al di là della condivisibilità o del valore, del pregio delle proposte che si andranno a fare, ovviamente soggette a vari apprezzamenti diversificati, e al di là anche dell'anno e del quando troveranno traduzione politico-legislativa, organizzativa, anche questo è un problema che può prescindere anche dalla nostra possibilità, però a mio modo di vedere l'approccio seguito costituisce di per sé un risultato culturalmente molto importante. E non solo, perché costituisce, vedrete appena sarà l'accesso al sito del Ministero, un giacimento di conoscenze, di proposte, di riflessioni, di indagini comparative, da cui non potrà non prendere le mosse, anche per criticare, ma non potrà non prendere le mosse lo studioso, l'operatore, il legislatore di domani. Non solo perché si è inaugurato un metodo di lavoro nuovo, con un lavoro imperniato su un network di professionalità, di culture, di esperienze, di linguaggi diversi, che ci sembra essere l'unico modo per affrontare un problema complesso come quello dell'esecuzione penale. Pensate che più di 200 persone di estrazioni diversissime si sono confrontate sulle tematiche che avevamo loro indicato, e ancora adesso tanto questa esperienza le ha convinti e coinvolti, mentre prima non pensavano a interfacciarsi, adesso ancora si cercano per iniziative congiunte, per consultarsi, per completare a vicenda le eventuali lacune di approccio che ogni professionalità non può non avere, perché abbiamo delle visioni ovviamente settoriali e parziali. Solo, ma talmente contagioso questo metodo che a carcere di Milano hanno fatto, mi pare a Bollate a Opera, hanno fatto un'emulazione degli stati generali, cioè hanno individuato i 18 tavoli e i detenuti con un facilitatore esterno si sono cimentati nel dire la loro per quanto riguarda appunto le soluzioni che sarebbero preferibili rispetto alle tematiche indicate. Quindi non solo per queste ragioni, ma soprattutto come risultato culturale comunque acquisito, a mio modo di vedere, c'è questo di aver posto il carcere al centro dell'attenzione e del dibattito. Finora ci siamo riusciti fino a un certo punto, contiamo che da quando saranno pubblicati questi tavoli, i risultati di queste tavole, possa davvero essere essere nel dibattito pubblico un momento di interesse collettivo. Sarebbe, sembra poco, ma sarebbe una rivoluzione che ha qualcosa di copernicano, perché fino adesso il carcere è stato percepito soltanto come la soluzione per i problemi, per le paure, per le angosce, per l'insicurezza. Dovrebbe diventare il problema, non la soluzione, ma il problema da affrontare, un problema sociale, un problema della società, per un'altra parte della società che vive quella condizione. Non so se ieri avete visto Matrix, quanti di voi avranno visto, c'era Cuffaro che raccontava la sua esperienza e diceva che proprio questa società che non guarda, che non vede il carcere, è la massima frustrazione per il detenuto, il senso di emarginazione. Anche lì se ne parla per criticare, per sottolineare le difficoltà, i pericoli del carcere, già ci si sente più dentro la società. Invece se ne parla solo all'indomani di qualche efferato caso di cronaca nera. Allora potrebbe essere l'occasione, al di là dico delle ricadute che tutti peraltro spichiamo, non è che abbiamo lavorato pensando che debba rimanere tutto sulla carta, al di là delle ricadute normative concrete, che possa che carcere diventi un oggetto di conoscenza seria da parte della collettività nelle sue complesse articolazioni, senza volgarizzazioni populistiche e senza lassistiche sottovalutazioni che nessuno auspica, questo già dovrebbe essere un risultato molto importante, che cioè la collettività comincia a capire che quello che si gabella per più carcere, più sicurezza, è un postulato che andrebbe addirittura ribaltato. Meno detenzione, meno recidiva,
più sicurezza. C'è, non so quanti di voi avranno letto, adesso è tornato in edicola, pagina 99, dedicato un servizio alla carcere La Stampa di Lugano, che è un carcere modello molto aperto, in cui l'indice di recidiva in quel caso, che registra, che ci dice il direttore, è del 5%, noi l'abbiamo intorno al 60-67%, poi oscilla e i numeri vanno presi con molta cautela, ma qui lo scarto è talmente ampio che insomma parla da sé. Allora, più che parlarvi delle singole, come registrare l'istituto dei macchine, volevo dirvi quello che, e credo di non parlare solo a titolo personale, potrebbe essere il nostro, almeno le linee portanti del nostro modello di esecuzione penale, che poi è il modello che la Costituzione ci impone, correttamente letta in modo sistematico, non solo l'articolo 27, la Costituzione ovviamente che recepisce la giurisprudenza della Corte europea, che a sua volta rimanda alle regole penitenziarie europee che fanno sempre più spesso e sempre più larga parte delle sue pronunce. Allora, nel principio rieducativo c'è una precondizione negativa, diciamo. Se non si realizza quella non c'è spazio per parlare, cioè la pena deve consistere in trattamenti umani, non può consistere in trattamenti inumani e degradanti, o se vogliamo con l'articolo 13 non ci possono essere violenze di tipo fisico o morale sulle persone ristrette nella libertà personale. Questo lo dico perché quando ci sono violati i diritti fondamentali, su questo ha insistito in un bel libro poi il professor Ruotolo, questa violazione offende la dignità del detenuto e preclude ipso facto, a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, la possibilità di svolgere una funzione rieducativa. Cioè è impensabile rieducare, con tutte le ambiguità di questo termine rieducare, alla legalità un soggetto illegalmente umiliato nella sua dignità di uomo. Ma qui non è un problema solo di frustrazione della finalità rieducativa. Se la pena, e la Corte Costituzionale è stata piuttosto perentoria, pur nel respingere l'eccezione di incostituzionalità di qualche magistrato di sorveglianza che diceva: ma se io devo mandare un detenuto in un carcere in cui proporranno situazioni, trattamenti inumani e degradanti, non devo poter sospendere, differire, ha detto no, ma non perché non sia giusto far questo, ma perché le soluzioni possono essere tante, deve decidere il legislatore, ma non tollererò che questa situazione si protragga più di un certo tempo, ha detto la Corte, perché veramente è impensabile che lo Stato possa accettare che la pena sia sofferta in questo modo così degradante. Ecco, questa è la condizio sine qua non. Se non si realizza questa, ovviamente, se sono offesi i diritti fondamentali, non c'è spazio per parlare di rieducazione, ma forse neppure per pena legale. Flick dice sempre, quella non è più una pena, ma è un crimine. Espressione forte comunque, che dà l'idea di come parliamo d'altro in quel caso. Invece ricadute positive, cioè quali sono le coordinate, i guardrail entro quali qualsiasi progetto si deve iscrivere. Innanzitutto l'uomo mai considerato come mezzo, ma soltanto come fine, cioè artefice della propria rieducazione, cioè una rieducazione d'autorità. Probabilmente sarebbe un ossimoro anche da un punto di vista pedagogico, sicuramente lo è da un punto di vista costituzionale. La rieducazione non può che essere un'offerta di opportunità in senso risocializzativo, cioè il tempo della pena, se leggiamo a nostro avviso così correttamente articolo 27, non deve essere una sorta di time out esistenziale, parentesi, ritaglio spesso purtroppo anche lunghissimo nella vita di una persona, time out inerte, ma un tempo per offrire, dare occasioni, opportunità per un recupero di se stessi e di un ruolo sociale in vista di una reintegrazione. E ancora, destinatario dell'offerta trattamentale deve essere un soggetto messo in concreto nelle condizioni di esercitare le proprie scelte,
in modo responsabile, cioè un soggetto che possa anche quotidianamente condurre una vita che assomigli molto a quella esterna. Insistiamo spesso su questo punto, e tra l'altro sono le regole penitenziarie europee a porci, in modo che abbia familiarità e dimestichezza con quegli stessi strumenti di conoscenza e di comunicazione con cui, ove uscisse, dovrebbe rapportarsi nel sociale. Perché un ambiente in cui il detenuto fosse sostanzialmente eterogestito, cioè privato di questi strumenti che possono essere la televisione, il cellulare, internet, eccetera, è destinatario di un approccio anche linguisticamente infantilizzante. Devi fare la domandina, devi rivolgere lo spesino, lo scopino, o comunque, anche se non infantilizzante, che rimandano a un mondo diverso da quello dei liberi, tipo la mercede, il sopravvitto, il lavorante, è destinato a rimanere, dal punto di vista della risocializzazione, infecondo. Anzi, dirò di più, in questa circostanza, tanto un sistema che preveda questo e nello stesso tempo invece abbia nel suo seno misure rieducative e quindi porte aperte per il riacquisto di libertà in senso di graduale rientro in esso, sottopone il detenuto a una sorta di spinta schizofrenica. Cioè, da un lato gli indica la strada, dice: guarda che ti è concesso, è previsto, l'ordinamento prevede uscite di sicurezza anzitempo o graduali recuperi di libertà, e dall'altro opera per rendere inabile, per renderlo inabile a percorrere quella strada, procurandogli questa sorta di analfabetismo sociale, se possiamo dire così, di ritorno, perché l'ha per troppo tempo escluso da qualsiasi dinamica che è normale fuori dal perimetro carcerario. E allora si crea quella che è stata chiamata anche autorevolmente in libri molto belli la sindrome carceraria, per cui quasi si preferisce rimanere in un ambiente che almeno si controlla e si conosce, sia pure con tutti i limiti che presenta, piuttosto che essere catapultati in una realtà rispetto alla quale non si hanno gli strumenti per... Un altro passaggio: lo Stato, secondo me, non deve soltanto, e per fortuna che è andato via il professor Modugno, perché qui mi avventuro su un terreno che probabilmente il professor Ruotolo c'è, no, meglio che non ci sia il costituzionalista, bene, allora la dico adesso, così non... Cioè, secondo me ci deve essere spazio anche per collegare l'articolo 27, comma terzo, all'articolo 3, comma, non l'uguaglianza quella formale, ma comma 2, cioè... Non solo il trattamento penitenziario non deve determinare esso stesso forme di inabilitazione sociale, ma è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli, come dice l'articolo 3,2, ad altri fini, a fini più generali, affinché siano rimossi questi ostacoli che limitano le opportunità di risocializzazione del detenuto, del condannato, che gli impediscono che la pena svolga la funzione che la Costituzione le assegna. Cioè, pensate quanto può essere ulteriormente desocializzante per un detenuto constatare che, a parità di condizioni, di meriti, di evoluzione del proprio comportamento, c'è l'altro che esce in affidamento, in prova, in semilibertà, e lui, perché è straniero, perché è homeless, e perché è un rom, perché non ha una recezione, un ambiente recettivo che possa accoglierlo, magari rimane in carcere. E allora questo bisogna trovare, e si è lavorato anche nella Commissione Palazzo per inventare qualche situazione, un domicilio sociale, qualcosa che possa parificare, che possa rimuovere questi ostacoli. Cioè, bisogna evitare che siano rimossi tutti gli ostacoli che sono indipendenti dalla condotta e dai meriti e dall'evoluzione comportamentale del soggetto. Soggetto al quale bisogna riconoscere un diritto alla rieducazione. Ecco, e questo diritto alla rieducazione è il diritto ad avere un trattamento individualizzato. Questo significa che nessuna situazione, io mi sento di essere, raramente sono perentorio perché sono incerto un po' su tutto, però piuttosto perentorio su questo punto, cioè nessuna situazione soggettiva, immigrato, senza fissa dimora, tossicodipendente, e nessun tipo di reato commesso può costituire di per sé esclusione dalle opportunità di recupero sociale.
è forte, è radicale, lo capisco. Questo non significa che il legislatore non possa alzare il livello dei presupposti richiesti per poter mettere in libertà un soggetto. Se il reato è gravissimo, se il soggetto è pericoloso, si chiederanno rapporti, verifiche, si sarà molto più scrupoloso, si vuole che la pena espiata sia più lunga rispetto a un altro che per reato commesso o per pericolosità individuale presenta meno rischi. Ma non può esserci mai che a una persona si dica: tu non hai alcuna possibilità di emenda e di recupero, che tendere alla reeducazione, la pena deve tendere alla reeducazione, come dice l'articolo 27, significa che il risultato non deve essere mai imposto. Abbiamo detto la reeducazione d'autorità non esiste, non è mai certo, ma non deve essere mai impossibile. Non deve essere mai impossibile. Questo significa non solo il diritto alla reeducazione, ma il diritto alla speranza. Il diritto alla speranza non può essere negato neppure al condannato all'ergastolo. La CEDU si è pronunciata di recente nel caso Winter contro il Regno Unito, dicendo che comunque si deve verificare, leggo, se durante l'esecuzione della pena il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione. Ha indicato anche una data nella quale mediamente si deve fare questa verifica, 25 anni ha detto. Comunque l'importante è che ci sia una protezione. L'ergastolo, come dice, effettivo, lo chiama la Corte Europea, cioè quello senza via d'uscita, confligge con l'articolo 3, divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Allora, dalla nostra Costituzione e dalla normativa sovranazionale è possibile desumere questa linea di confine, volendo sintetizzare, invalicabile sia del legislatore che dell'amministrazione penitenziaria. È una sorta di postulato, di slogan su cui insisto sempre, cioè che niente può autorizzare lo Stato a privare, oltre che della libertà, anche della dignità da un lato e della speranza dall'altro. Tra l'altro, mi ha fatto piacere, non so se qualcuno di voi mi ha fatto piacere, ma ha persino sorpreso, ha letto il libro di Elvio Fassone. Sì, ecco, è un bel libro, ve ne consiglierei la lettura, certo, è bello, Fine pena ora, bene che sei tornato adesso perché è Fine pena ora, in cui Elvio Fassone intrattiene una corrispondenza col soggetto che ha appena condannato all'ergastolo. E questa corrispondenza ancora dura, e nella prima lettera che scrive dice: io ti ho dovuto condannare, però cerca di non perdere, ma colpito perché la stessa è in dia di cui uso io, nella dignità, nella speranza. Allora, e mi accingo a qualche conclusiva considerazione. Gli effetti degli Stati Generali, mi si è chiesto su quali piani, opereranno su tre livelli, ovviamente. Uno legislativo, soprattutto per dare sostanza, contributo, suggerimenti al delegato quando dovrà esercitare la delega. Quello amministrativo, organizzativo, suggerimenti, indicazioni di best practice, idee nuove per come gestire la vita intramuraria. Culturale, l'abbiamo detto, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica. Ma ovviamente siamo qui in un momento formativo, ogni cambiamento deve camminare sulle gambe, o meglio, grazie alla testa degli uomini, quindi devono cambiare, devono formarsi, devono affinarsi a questa nuova sensibilità, direttori, polizia penitenziaria, educatori, web, volontari, che sono una preziosissima e peculiare risorsa del nostro paese. Va salutato con estremo favore in questa ottica la costituzione della Direzione Generale della formazione, colgo l'occasione per fare auguri di buon lavoro al consigliere Turrini Vita, perché è importantissimo che ci sia questo percorso formativo comune di tutte le componenti che operano, che intersecano la realtà penitenziaria. Io volevo solo invece, come piccola chiosa finale, soffermarmi su, perché mi piacerebbe che venisse allontanata una vulgata, venisse rimossa, secondo cui questo nuovo modo di intendere l'esecuzione penale, questo maggior riconoscimento e attenzione ai diritti dei detenuti, si convertirebbe
in meno poteri e ridimensionamento del ruolo della polizia penitenziaria, cioè più crescono i diritti dei detenuti, più vedremo sacrificati i poteri della polizia penitenziaria. Beh, non è così. Non solo non è così, ma a mio modo di vedere è esattamente vero l'opposto. Dirò perché, se mi consente ancora Marco due battute al riguardo. O meglio, forse vedranno ridotti i loro poteri quegli esponenti della polizia giudiziaria che hanno un'idea autoritaria del loro mandato, non sapendo esprimere autorevolezza, esprimono autoritarismo, muscolarità, per fortuna penso una minoranza. Allora qui forse ci potrebbe essere effettivamente la richiesta di un ridimensionamento delle loro, perché sono questi i comportamenti che hanno dato luogo. Leggo 10 righe di un sociologo rigoroso e apprezzato come Claudio Sazzotti, che dopo aver ricordato che in Spagna il controllo interno alle carceri è affidato al personale civile, dice: è possibile pensare ad un carcere che non abbia bisogno che ogni detenuto sia seguito passo passo da agenti di polizia penitenziaria in divisa, per nulla formati a collaborare ad attività trattamentali e soprattutto per quanto riguarda le nuove leve, talvolta con aspirazioni professionali e profili mentali più affini al rambismo dei corpi speciali inviati in Afghanistan piuttosto che al mite paternalismo dei secondini del carcere pacificato degli anni 50? L'Europa parrebbe proprio rispondere di sì. Allora, certo, se uno ha questa impostazione, ma io credo che appartenga a delle minoranze, io invece mi piace parlare... di quei detenuti senza colpa che sono gli agenti di custodia, che con sacrificio personale e con un approccio umanitario e partecipe svolgono il loro lavoro e ovviamente sono dai colleghi di cui sopra percepiti come molli e remissivi. Che non abbiamo bisogno di una polizia penitenziaria muscolare non significa che disconoscere i meriti e l'importanza, anzi significa avere più bisogno di una polizia penitenziaria particolarmente qualificata e formata. Che cosa c'è da dire? Perché dico il quasi cosa? Perché è la missione custodialistica che mortifica la loro funzione. Cioè, se devo fare il girachiavi, quello che va a guardare dentro la cella dal piccolo sportelletto da cui si guarda, o porta il vitto, o porta fuori, o accompagna, queste operazioni meccaniche, esecutive, meramente esecutive, sono mortificanti per una funzione invece importante come quella, secondo me, è da valorizzare come quella della polizia penitenziaria. Perché succede questo, ma qui il riscatto dobbiamo fare insieme. Alla polizia penitenziaria capita quello che succede alla magistratura di sorveglianza, cioè la polizia penitenziaria sta alle altre forze di polizia come la magistratura di sorveglianza, banalizzo forse, però sta agli altri giudici ordinari. E se posso portarla anche nell'accademico, come un penitenziarista sta agli altri studi di diritto penale, di procedura penale, cioè si è sempre guardati con un atteggiamento così un po' di sussiego, un po' di sufficienza, come per dire vabbè, ti occupi di carcere, perché c'è lo stigma del carcere, l'oggetto, l'ambiente che già sembrerebbe muoversi a livelli meno scientifici, meno rigorosi, eccetera. Eppure l'ho detto per i magistrati di sorveglianza e lo penso per la polizia penitenziaria, se saprà far proprio a questa missione, non hanno qualcosa in meno, hanno qualcosa in più degli altri magistrati gli uni e degli altri operatori penitenziari gli altri, perché loro sono chiamati anche a un compito di prognosi, un compito di previsione, che è la cosa più difficile, che giudicare il passato è difficilissimo, va bene o male, è un fatto fisso nel tempo, ci sono dei riscontri, se sono sufficienti si condanna, se non sono sufficienti si assolve. Qui si tratta di sbilanciarsi in difficilissime anticipazioni di comportamento, di cercare di capire, di intendere che cosa c'è dietro un certo atteggiamento tenuto dal detenuto. Allora, in una nuova concezione dell'esecuzione penale, già solo con la sorveglianza dinamica,
il ruolo della polizia diventa molto più importante. Loro sono degli osservatori di prossimità. Un conto è guardare dallo spioncino cosa, se dorme o se mangia o se sta facendo bisogni corporali il detenuto, è un conto vivere, vederlo, come si rapporta con gli altri, come socializza, se provoca, se costruisce, se riesce a essere un momento di attrazione anche per gli altri, se ci sono dei cambiamenti negli ultimi tempi e quindi osservare. C'è questa possibilità che hanno loro più di qualsiasi altro operatore. Gli operatori un domani forse dovrebbero essere più nelle carceri che nei loro uffici, ma anche loro ci staranno a tempo più limitato rispetto alla polizia penitenziaria. Sono osservatori di prossimità che potrebbero porre all'elaborazione di un progetto personalizzato di recupero, perché dice guarda che questo ha delle doti particolari, questo qui ha manifestato delle propensioni, oppure accorgersi per tempo del fermentare di un rischio. Quindi non si abbassa il livello di sicurezza, si alza, perché uno guardato dallo spioncino non sai dire un perché, di un altro osservato per giorni e giorni nella sua vita intramuraria, forse comincia a farti un'idea, è un'idea più attendibile. Adesso concludo davvero, perché non vorrei che voi pensaste che queste ampi orizzonti che ci siamo posti con questa avventura, questa scommessa culturale, non sia accompagnata dalla consapevolezza che lo sforzo è enorme e che forse i risultati non saranno all'altezza. Io dico sempre che la nostra è una direzione anadroma, come quella degli storioni, perché dei salmoni che devono risalire la corrente, tanto più oggi con una corrente in forte senso contrario per oggettive ragioni di insicurezza e di allarme sociale. Quindi mi rendo perfettamente conto che non sarà facile, non sarà facile per noi a livello di elaborazione, non sarà facile a maggior ragione per l'autorità politica tradurre il nostro sforzo in concrete scelte legislative. Conto però che rimanga comunque utilissimo aver indicato la strada verso cui seguendo la quale si può costruire un carcere forse più degno dell'uomo e anche più degno di una società civile. Grazie. Grazie al professor Giostra, io mi scuso per essermi allontanato, ma poi gli spiegherò, era per un motivo legato agli Stati Generali, quindi si lavora anche... E ora sto per dare la parola al professor Mauro Palma, che partirei dal dato che è membro del comitato scientifico del nostro master sin dalla sua istituzione. Oggi anche lui ci parlerà degli Stati Generali in qualità di componente del comitato di esperti degli Stati Generali, appunto, dell'esecuzione penale. Mi spingerei oltre, visto che ormai il procedimento mi pare che si sia completato, manca una firma, sia pure importante, sarà il futuro garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, e credo che di questa figura l'Italia avesse bisogno da tempo. Siamo in ritardo nel procedere finalmente all'istituzione del garante, e tra l'altro anche coordinatore di uno specifico tavolo all'interno degli Stati Generali, il tavolo che prima il Rettore richiamava nella sua introduzione come uno di quelli a suo giudizio strategici, cioè il tavolo relativo allo sport, all'istruzione e alla cultura. Non sono andato nell'ordine cultura, istruzione e sport. Nelle notazioni iniziali, nei saluti, io stesso e non solo io sottolineavamo quanto ci fosse consonanza tra l'iniziativa degli Stati Generali e l'offerta di questo master, anche nel recente passato e anche quella di quest'anno, nel senso di provare appunto a far dialogare mondi diversi, la multidisciplinarietà che sta alla base del nostro master, che non a caso ha tra i moduli il modulo carcere e cultura, o che l'anno scorso ha avuto il modulo sullo spazio della pena svolto dagli architetti, è uno dei punti di forza appunto del corso, e io credo, lo dicevo prima, che sia stato anche uno dei punti di forza degli Stati Generali dell'esecuzione penale. Ma di questo e di molto altro ci dirà Mauro Palma, al quale do la parola ancora ringraziandolo per essere qui oggi. Bene, grazie e buongiorno a tutti. Mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma c'era stato
un'altra precedente presenza, un'altra, seppur frettolosa, dove mi sono scusato per andarmene via presto, diciamo, quindi mi scuso per essere arrivato in ritardo. E, avendo sentito buona parte della relazione del professor Giostra e comunque conoscendo, ci capita spesso di intervenire insieme, quindi conoscendo l'impostazione generale, mi limiterò ad alcuni punti, diciamo alle note a margine in un certo senso, no? ad alcuni aspetti che a me sembra siano stati e siano rilevanti di questa esperienza che in parte si è conclusa ma in parte è ancora in corso. Tenete presente che quasi tutti i coordinatori dei diversi tavoli hanno chiesto di poter continuare a discutere, di trovare un modo per andare anche avanti, di non disperdere la discussione. Il punto da cui vorrei partire è proprio quello della comunicazione tra i diversi linguaggi. Vedete, all'interno, diciamo, dei tavoli non solo c'è stata questa messa in comune di esperienze diverse, no? Diciamo, ogni tavolo aveva rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, dell'amministrazione penitenziaria, dei garanti, del volontariato, dell'università, eccetera. Ma quello che è stato importante, secondo me, è l'aver messo insieme la connessione tra linguaggi diversi, e mi riferisco proprio al linguaggio in quanto tale. Il linguaggio ha sempre un ruolo, da un lato, di sintesi concettuale di un qualcosa, però mentre sintetizza e quindi è un ex post, cioè sintetizza ciò che è già concettualmente stato elaborato, afferma anche e consolida ciò che si andrà elaborando, cioè la definizione in qualche modo linguistica è sintesi del precedente, ma anticipa anche, consolida alcune cose. Allora, per esempio, le forme linguistiche, diciamo le parole che sentivo citate prima, delle domandine, delle tante altre, in realtà non sono solo una conseguenza di un modo di vedere l'esecuzione penale, ma sono anche un modo per riaffermarla all'interno di quel tipo di cultura, e quindi aver dovuto trovare delle mediazioni di linguaggio all'interno delle relazioni finali, dei rapporti da scrivere, eccetera, è un'operazione culturale da non sottovalutare. Cioè, da un lato c'era quella, la comunicazione di esperienze, da un altro lato c'era anche quella della comunicazione proprio delle espressioni linguistiche nelle quattro dimensioni che chi sappiamo bene, chi ha studiato un po' di cose sulla linguistica, sa bene che il linguaggio ha sempre una dimensione morfologica, una sintattica, una semantica e una pragmatica, ma è proprio la dimensione poi pragmatica che in qualche modo diventa complessa, no? All'interno dell'universo chiuso, cioè quella dimensione del come si comunica, e anche quella morfologica, lessicale, eccetera, e anche pensate alla semantica, per esempio, della parola trattamento, come è andata cambiando nel corso degli anni, come è diventata da una parola di sostegno della rieducazione sociale per alcuni una parola del trattare, nel senso proprio del come dire, del manipolare semmai il soggetto. E pensate anche a che cosa significa la pragmatica della comunicazione, i comandi, come ci si rivolge. Io ricordo che la prima volta che il comitato che allora presiedevo a Strasburgo visitò Poggio Reale, notò con stupore che i detenuti tenevano tutti le mani dietro quando si rivolgevano e avendolo fatto notare al direttore, il direttore disse no, è una loro spontanea scelta. La pragmatica del linguaggio, cioè, allora il primo punto diciamo la prima spigolatura che volevo buttare là è come dobbiamo costruire anche un linguaggio comune. Il linguaggio comune, il linguaggio che è usato, diciamo, le mie ultime esperienze ministeriali mi fanno vedere molte varie carte dove si usa un linguaggio che non
esiste più tra gli umani parlanti la lingua italiana, no? Con in cui ci sono i compiegati, no? Il compiegato, se ho scoperto essere un foglio che è piegato insieme a quell'altro per stare nella stessa busta, no? E quindi il nel compiegato si legge e via dicendo. Allora, la costruzione di un nuovo lessico sull'esecuzione penale non è un elemento da sottovalutare. Noi dobbiamo costruire un nuovo lessico dell'esecuzione, perché il nuovo lessico dell'esecuzione potrà sedimentare ciò su cui abbiamo riflettuto e potrà essere il lessico che poi, su cui poi dovremo vigilare, stare attento, perché dicevo prima le semantiche cambiano, però è il lessico su cui impostare una nuova ipotesi di esecuzione. Mi chiedo, e so se per esempio, e qui riprendo un CSM, se per esempio sia giusto continuare a chiamare polizia penitenziaria e se invece non sia meglio, pur lasciando il fatto di chiamare polizia, perché sennò è di polizia dell'esecuzione penale, che in qualche modo mi sembra una dizione ed è un lessico diverso e mi cambia una funzione, un ruolo e una questione, diciamo, di riferimento. Questa era la prima cosa su cui riflettevo, diciamo, attorno ad un'esposizione che sapevo essere esaustiva sugli stati generali, su cosa erano e non erano. La seconda riflessione è che, e ce la siamo detta varie volte, riflettere sull'esecuzione penale proprio per quel valore aggiunto che il professor Giostra diceva prima, chi si occupa dell'esecuzione penale non è che si occupa di un meno ma finisce per occuparsi di un più. Riflettere sull'esecuzione penale è la cartina di tornasole per riflettere sul penale in quanto tale, perché io rifletto sul punto d'arrivo del penale e evito allora due, secondo me, rischi forti a cui il penale è sempre esposto e che possono sembrare, sono in parte opposti. Il primo è il rischio, diciamo, dell'organicità razionalista e formalistica del sistema penale, indipendentemente dalla sua, come dire, concretezza, dalla sua immersione nella realtà e nella storia. Non nomino illustri amici che dotti amici e docenti qua, che possono anche cadere in questo rischio, diciamo. Il sistema penale ci interveniamo come macchina logica perché funzioni in quanto tale. Il rischio in qualche modo opposto è quello, diciamo, di una concretezza emotiva. Il sistema penale è quello che dà l'immediata risposta all'ultima insorgenza, viene fuori l'ultimo problema e facciamo la nuova norma penale. Cioè, uno con l'eccesso di, come dire, razionalità astratta, l'altro con l'eccesso di una presunta, diciamo, di una presunta inseguimento dell'emotività, poi sull'emotività ci torneremo, diciamo, del bisogno di dare una qualche risposta. Il primo, diciamo, avrebbe come parola d'ordine di riferimento l'organicità, ciò che interessa è solo che il sistema sia organico e coerente. Il secondo ha come parola di riferimento la consensualità, ciò che interessa è che sia un sistema che mi crea e che mi crea consenso. Ecco, queste due, diciamo, secondo me, deviazioni rispetto al sistema penale possono essere lette leggendo il punto di arrivo. Il punto di arrivo, poi, chi ci sta in carcere, chi ci è andato a finire, quale tipologia sociale, mi fa capire questo punto di arrivo quanto, diciamo, quale valore noi abbiamo dato al sistema penale. E sul sistema penale io tengo sempre a sottolineare due aspetti, citando, come dire, un po' di nobili padri. Il primo è che in uno stato di diritto l'esercizio di giustizia, cito Hans Kelsen, è una tecnica sociale per la regolazione delle relazioni umane. E nel commentare, questo sta nel suo testo L'anima e il diritto, poi nel commentarle lui pone due accentuazioni sulle relazioni e sull'umane. Prima di tutti che è un sistema regolativo, ma che riguarda
gli umani, quindi nella loro anche specificità e concretezza, e secondo che è un sistema relazionale. Il reato è sempre un qualcosa che va al di là del dualismo vittima e autore di reato, ma ha sempre un'incidenza sul tessuto relazionale, e quindi risanare la ferita che il reato ha determinato non è risanare un rapporto io-tu tra vittima e autore, ma è risanare un tessuto relazionale. Questo è il primo punto che secondo me va tenuto presente, che abbiamo cercato negli Stati Generali, diciamo, di metterlo come linea di fondo. Il secondo è che il sistema penale e il suo espandersi è in realtà, il suo ampliarsi è l'indice di altre assenze. È l'indice di assenze di mediazione sociale e soprattutto spesso di mediazione politica, e diventa poi esso stesso un produttore di ampliamenti. Cioè in qualche modo la sussidiarietà del sistema penale è un elemento che dovrebbe concretizzarsi nelle forme di regolamentazione variegate e diverse dei conflitti, e al sistema dispendioso in termini di energie, anche economicamente, eccetera, eccetera, penale, dovrebbe essere in qualche modo il punto, diciamo, di arrivo laddove non è stato possibile regolare e sanare il conflitto in maniera diversa. Quindi è un elemento umano, relazionale, sussidiario, che quindi deve essere, a cui deve essere riservata, diciamo, un'attenzione a che non si ampli anche per la sua effettività ed efficacia, perché altrimenti mi diventa un sistema talmente ipertrofico che non è d'altra parte c'è tanto di sentenza sull'inconoscibilità complessiva delle norme. E qua però va anche in qualche modo tenuto presente un meccanismo sociale. Qui cito un altro autore che vale la pena, che è Antoine Garapon, no? Quando dice però: perché le altre mediazioni intermedie non si affermano, e si afferma molto il sistema penale? Lui dice per due aspetti: perché le categorie penali sono destinate a un felice avvenire per la loro semplicità e per il loro forte contenuto adrenalinico, perché la loro logica elementare dispensa dal confrontarsi con la complessità che la responsabilità sociale porta con sé. In qualche modo io, invece di assumermi una responsabilità sociale, ho uno strumento che mi, in un certo senso, esonera dal fatto di vedere le ferite nel mio corpo sociale, ma affido ad un... E questo è un elemento su cui dobbiamo stare molto attenti, perché poi non ci potrà essere buona esecuzione penale, come non ci potrà essere esecuzione penale cambiata, direttori illuminati o cose di questo genere, se noi attribuiamo al sistema penale molto più di quanto è possibile, diciamo, assegnargli, perché gli diamo questa centralità ipertrofica. E allora qui si colloca proprio un dibattito di questi giorni che mi ha molto colpito, ed è il rinvio, che io spero temporaneo, della depenalizzazione della presenza irregolare di persone sul territorio nazionale. E come è noto, tale norma è censurata nel contesto, diciamo, europeo, nel senso che viene definita come una norma di status e non di actio, no? Diciamo, è una norma dell'essere in quella situazione e non del aver compiuto qualche cosa. E sappiamo bene che questi elementi di irregolarità o anche illegalità, noi vedete sul linguaggio, faccio una parentesi, tutti i giornali li hanno chiamati clandestini, no? Diciamo, il problema della questione del clandestino, voi sapete che in ambito europeo è vietata, no?
tale parola, noi distinguiamo tra irregolari e illegali. Irregolare è quello che è entrato regolarmente e poi è diventato irregolare, il suo permesso di soggiorno è andato più avanti, era scaduto e lui è andato avanti. Illegale è quello che ha distrutto il documento e quindi abbiamo il problema anche di identificarlo, però non c'è l'elemento. Questo tornava al mio primo punto di osservazione, quanto poi dei termini sono di costruttori concettuali. Chiusa la parentesi, torno alla norma. La norma, voi sapete che c'era una delega, legge delega che era stata approvata dal Parlamento, che appunto delegava il governo a riportare la questione in termini amministrativi e non in termini penali, come sanzione amministrativa e non come sanzione penale. La cosa interessante, diciamo, ahimè, su questo dibattito è che la norma non ha alcun effetto deterrente, mi sembra dimostrato dagli eventi. Non ha alcun effetto di aiuto sul piano delle indagini, anzi, diciamo, è ostacola l'indagine e persona informata sui fatti e via dicendo, e anche il procuratore nazionale antimafia lo ha affermato, lo stesso capo della polizia in maniera un pochino indiretta, però diciamo ha detto abbastanza chiaramente, insomma, come tipo di cosa. E non ha effetti sul piano delle conseguenze, perché essendo, tra l'altro non ha effetti neanche sul carcere, no? Perché la sanzione è una sanzione pecuniaria non esigibile, dato il livello, come dire, di possibilità economica dei soggetti, no? Quindi diciamo non ha, è ineffettuale, e questa ineffettualità unita anzi al fatto di essere anche di ostacolo, per esempio nel caso dell'indagine, cioè, è stata chiaramente affermata, non è negata da nessuno. Però si è detto, diciamo, che in maniera esplicita, che la norma doveva essere mantenuta per il suo valore simbolico, per il suo essere messaggio. E qui allora io un attimo mi voglio un pochettino fermare, perché noi abbiamo sempre detto sulle norme che il rischio di alcune norme è che diventavano enunciative e che quindi il diritto penale diventava simbolico, e sempre era stato detto su molti aspetti non è così, alcuni effetti lo hanno, cioè. Qui invece siamo all'affermazione del diritto penale simbolico. Passa il diritto penale, quindi non è più lo strumento regolativo da cui sono partito, regolazione dei conflitti, ma è uno strumento enunciativo di costruzione di consenso, di costruzione di consenso politico. Allora cambiamo, diciamo, il paradigma del diritto penale in questo caso. E allora, diciamo, questo passaggio di, come dire, da strumento regolativo a strumento enunciativo e quindi da regolazione a consenso, muta secondo me proprio diciamo la dinamica tra funzione politica e funzione giuridica, cioè la funzione giuridica diventa un elemento strutturante una funzione politica, e questo è un elemento grossa problematicità e di grossa in qualche modo preoccupazione, indipendentemente da quella norma specifica, ma come modalità di ragionamento. Il Buol-Kelsen, che così lo citiamo un'altra volta, scrive che la norma, nel rapporto, dice, dialettico tra norma e devianza, la norma ha il suo fondamento logico, lui dice, proprio nella possibilità di essere violata. Se spontaneamente le regole della convivenza venissero sempre e comunque osservate, non occorrerebbe sanzionarle penalmente. Per contro, le violazioni non devono essere così socialmente generalizzate
da far sì che non si possa più parlare di diritto valido, cioè efficace nel suo complesso. Se nessuno più obbedisse alle leggi, di certo la legalità non potrebbe essere ripristinata repressivamente. La vita ordinaria del diritto penale si svolge quindi nell'area grigia della semiplena obbedienza e contempla nella sostanza un reo che viola specifiche norme senza mettere però in questione il loro insieme e l'ordinamento in quanto tale. Quindi in qualche modo lo schema, diciamo, è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente, ma questo stesso schema, diciamo, chiamiamolo della semiplena obbedienza, in cui c'è chi viola e chi non viola, e quello che viola viene sanzionato per avere violato, eccetera, viene meno quando il reato diventa un reato di status, perché a quel punto non è il sanzionare, non è la certificazione di aver violato, ma è la certificazione di essere altro rispetto a ciò che il consenso sociale in qualche modo concepisce come se stesso. È una certificazione di alterità piuttosto che una individuazione di violazione, e se è una certificazione di alterità, allora secondo me ha il fondamento di quello che ben altri autori ben più nobili hanno chiamato il diritto penale del nemico, nel senso che io individuo una tipologia di soggetti non assimilabili all'interno, diciamo, di un determinato contesto, che per il loro essere in quel modo sono considerati in violazione, diciamo, di una qualche forma di norma, e quindi sono in un certo senso il nemico di ciò che io costruisco. Ecco, queste cose devo dire che sono avvenute, mentre si sono svolti gli stati generali, mi fanno pensare a quanto culturalmente, e guardate che su questo il mondo politico è stato più avanti, ha poi ceduto, no? Però, diciamo, per esempio la norma si è provata a riportarla in Parlamento, eccetera, però c'è un pendolarismo che fa impressione, diciamo, in questo senso, cioè si discute di un sistema in evoluzione, si discute di una possibilità, ma poi ci sono degli arretramenti culturali rispetto ai quali non si riesce ad andare a scalfire. E guardate bene che altre volte, a mio parere, alcune aspetti normativi in altri anni hanno, come dire, anteposto la ragione politica alla ragione giuridica. Però qui non è un'anteposizione della ragione politica alla ragione giuridica nel senso della ciceroniana salute della Repubblica, che io antepongo anche all'elemento giuridico, cioè lo Stato di Hollande che dice dobbiamo dichiarare lo stato d'emergenza. No, qui è un po' diverso, qui non è l'anteposizione della ragione politica alla ragione giuridica, questa è l'anteposizione del consenso politico alla ragione giuridica, che è qualche cosa diversa, diciamo, anche di... Io sono contrario alle regole d'eccezione come anteposizione della ragione politica alla ragione giuridica, ma qui siamo un gradino ancora più in là, qui siamo l'anteposizione del consenso politico alla ragione giuridica, che è un problema, a mio parere, culturale, che mi indica quanto ci sia ancora da lavorare. Dico due punti, a questo punto proprio arrivo sugli stati generali, altre due chiose, diciamo, più preciso. Abbiamo in qualche modo, sappiamo tutti, veniamo da una cultura che è la cultura del dettato costituzionale, la cultura originaria anche del solco della legge del 75, quello che attorno alla certezza e predeterminazione legale, diciamo, delle pene, non ci fosse anche un ulteriore elemento che è quella dell'astratta fissità, cioè la certezza non contrasta con la flessibilità e questo, diciamo, è l'asse che manteniamo
come asse forte, diciamo, anche nella discussione odierna dei stati generali. Dobbiamo renderci atto però che nel corso di questi 40 anni, proprio perché alcuni termini hanno cambiato un pochino la loro semantica, e ci sono state delle cessioni a questo fatto. Faccio degli esempi. Da un lato, diciamo, prima facevo il discorso sulla cessione all'opinione pubblica, no? Che si riflette anche non solo nel sistema penale, ma anche nell'esecuzione, nelle misure alternative, i magistrati felici di avere delle preclusioni assolute, perché così non hanno più la responsabilità. Cioè, se fossi andato a parlare 30 anni fa ai magistrati di preclusioni assolute, si sarebbero tutti incavolati, no? Come tipo, sono io che invece adesso la preclusione assoluta mi toglie dal rischio di essere poi esposto, diciamo, alla questione diversa. Quindi da un lato questo, dall'altro lato c'è stata anche secondo me una tendenza rischiosa, e su questo negli Stati Generali stiamo cercando di reintervenire, a non concepire più le alternative all'esecuzione, adesso parlo di misure, non di pene alternative, di misure alternative, come un percorso verso di graduale reinserimento verso la libertà, perché il reinserimento sia il più positivo e quindi il meno a rischio di recidiva, si diceva prima, ma invece configurarli come delle attenuazioni dell'afflizione. Un modo, come dire, di afflizione attenuata e non un modo di percorso costruito. Comitato di queste è l'ostatività rispetto alle pene temporanee. Lascio perdere un attimo l'ostatività rispetto all'ergastolo, ma quando io ho un reato ostativo a pena temporanea significa che io non ho potuto dare nessuna misura alternativa al soggetto, che comunque torna poi, dopo l'ultimo giorno, nel contesto sociale. Un soggetto quindi in cui io, perché non gli ho dato le misure alternative? Perché l'ho concepite come attenuazione dell'afflizione, perché se invece le avessi concepite come modalità migliore per il suo ritorno al sociale, è chiaro che è molto meglio se io andavo in un percorso preparatorio, perché un soggetto che non ha avuto nulla fino al giorno X più 1 è inserito, è uscito, diciamo, da dentro, è un soggetto molto più pericoloso rispetto ad una sicurezza complessiva. Allora, questi elementi secondo me sono degli indicatori del fatto che non, pur in un contesto positivo della nostra esecuzione penale, nel senso che ci sono buone professionalità, lo si diceva prima, una forte presenza del volontariato, un sistema che nel complesso ha retto, e non ce lo scordiamo, anche in situazioni drammatiche di sovraffollamento, insomma, pure in questo fatto l'attenzione agli scivolamenti concettuali, linguistici, di pressione politica, di pressione consensuale, eccetera, e va sempre tenuta molto molto alta. E chiudo quindi dicendo che l'operazione degli Stati Generali, in un certo senso, mi è capitato già di dirlo un'altra volta questo, la possiamo prendere come una operazione di un grande restauro significativo, dove il restauro però ci dobbiamo mettere d'accordo su che cosa è, perché vedete, il restauro è una operazione che prevede sempre tre tempi al suo interno. Il primo è il tempo del presente, come io vedo l'opera. Il secondo è il tempo di quando l'opera è stata fatta, quindi come era l'opera quando è stata realizzata. Il terzo però è il tempo che è intercorso tra le due, e un restauro è ben fatto non se ha la pretesa di riportare l'opera odierna all'opera di quando è stata fatta, perché in quel modo costruisce un falso
in un certo senso, perché non tiene conto del tempo che è trascorso tra l'opera fatta e oggi. Allora per noi non è un'operazione di ripristino del 75. Restaurare la questione del 75 è anche considerare nei suoi mutamenti il terzo dei tempi, il tempo del 75 come le motivazioni e ciò che si voleva fare, il tempo odierno come le necessità, il tempo intermedio come tutto ciò che c'è stato insegnato da ciò che si è realizzato e non si è realizzato in questo scorrere del tempo. Chiudo con un aneddoto, speriamo che ci capiti la stessa questione che è capitato a chi ha diretto i restauri alla Cappella Sistina, che avendo riportato i colori miracoli angioleschi a dei colori vivi, mentre molti dicevano che quella patina non era una patina di fumo ma era una patina voluta e via dicendo, poi in un angolo di restauro di uno dei profeti è stato trovato coperto un pezzo ancora di colore verde smeraldo che indicava quale era l'intenzione michelangiolesca all'inizio e quindi legittimava l'operazione fatta sul presente. Grazie. Grazie Mauro per questa tua profonda lezione, anche nella parte finale. Rinnovo gli auguri di benvenuto ai corsisti del Master. Noi ci rivedremo alle ore 15 in aula 7 con la nostra coordinatrice didattica, la dottoressa Talini, in modo tale da potervi dare tutte le indicazioni anche pratiche che riguardano appunto la prosecuzione del corso, che ordinariamente si terrà nell'aula 7 nei giorni di venerdì e talora di sabato, ma di tutto ciò con illustrazione del calendario parleremo appunto dopo pranzo. Grazie a tutti.